Si fa sempre più drammatica la situazione dei 50 ex lavoratori Iveco che, dopo aver perso il lavoro per la chiusura della fonderia di Martinsicuro dal mese di marzo, non percepiscono la cassa integrazione. Questo prima a causa di alcuni ritardi nelle procedure di inserimento nella cassa integrazione Covid e ora, a detta dell'INPS, come comunicato proprio stamane durante il sit-in dei lavoratori, per mancanza di fondi. Non c'è pace per i lavoratori della Iveco e tra l'altro anche per i lavoratori della TR che sono sulla stessa situazione, non ricevono la cassa integrazione già da svariate settimane, sono senza soldi. Abbiamo appreso poco fa con sgomento, devo dire veramente con sgomento, dall'INPS che le casse integrazioni sono state approvate ma l'INPS non ha i soldi per erogarle. Questa è una cosa gravissima, è una cosa veramente grave da denunciare, l'INPS che non ha i soldi per pagare le casse integrazioni perché ancora non arrivano e questi lavoratori comunque le bollette le continuano a pagare tutto ciò che arriva di tasse verso le loro famiglie. È impensabile che si possa andare avanti in questo modo, qualcuno deve intervenire. Se siamo veramente arrivati a questa situazione, qualcosa succederà, io mi auguro di no, ma scoppierà la guerra civile se non si pagheranno più le casse integrazioni. Qui ci sono dei lavoratori che non solo hanno perso il lavoro, che hanno atteso mesi e mesi per essere, come dire, messi in luce da parte della politica, non solo, e adesso ci ritroviamo dopo aver richiesto noi la cassa Covid, che di fatto interrompeva quella per cessazione e per prendere tempo rispetto all'ammortizzatore sociale, il fatto che le casse dello Stato non hanno ancora soldi e finanziamenti per pagare le casse integrazioni. Cioè questi lavoratori di fatto perdono il lavoro, sono e continuano ad essere abbandonati dalle istituzioni, abbandonati forse anche dallo Stato. Cioè, ricordiamoci, qui ci sono 50 uomini che devono campare le famiglie, che non possono pagare le bollette, non percepiscono la cassa integrazione da marzo, il tempo è finito.